In relazione al fatto che ho tolto dal canale le bestemmie perché ho bannato un personaggio, e MC2 mi ha scritto: lo hai bannato solo perché tu credi e lui no. Si chiama libero arbitrio e tu dovresti essere tollerante, come dice il tuo buon Dio, no? La mia risposta in sintesi è questa: più tollerante di così. Ho usato il suo criterio di cos'è la perfezione, la quale esiste, secondo lui e non secondo me, solo se il male è vietato da un Dio. Così io, che sono il Dio relativo al mio canale, vietandolo, ho attuato la sua fede e non la mia, opponendo a Satana il suo credo e non il mio. Sono contento che questo amico mi ha fatto questa osservazione sul fatto che io avrei bannato una persona semplicemente perché io ho il mio credo e non accetto il credo altrui. Di conseguenza, io non ho agito come il mio Dio, per il quale il mio Dio impone e dona il libero arbitrio a tutti. Ho usato il mio libero arbitrio a danno del suo, quindi in un certo senso io avrei agito in modo arbitrario. Vedete, le cose in questo mondo appaiono sempre al contrario di quelle che sono, se non si sta attenti. Infatti, io da sempre sostengo con tutti voi che Dio è perfetto proprio perché fa esistere ogni possibile cosa. È evidente che facendo esistere ogni possibile cosa esiste il bene e esiste il male. Esiste in apparenza chi fa il bene e chi fa il male. Quindi, se Dio è perfetto, consente il libero arbitrio a ogni possibile cosa. Ma secondo voi, una volta che Dio ha fatto così, poi sarebbe normale che a uno a cui ha concesso il libero arbitrio gli dice: amico, hai agito come hai voluto tu e non secondo l'idea di bene che ho io, Dio, e allora all'inferno. Vedete, concedere il libero arbitrio, libero veramente, significa mettere una persona nella condizione di essere libera, di fare come crede, senza che dopo abbia una punizione. Perché se dopo ha una punizione per non aver agito secondo Dio, ma secondo lui stesso, allora non è stato reso veramente libero di agire secondo se stesso. Ora, la perfezione non può impedire il libero arbitrio, altrimenti sarebbe violenza. Violenza di chi può di più nei confronti di chi può di meno, una cosa totalmente intollerabile. Allora, l'idea mia era che elemento fondamentale della perfezione stesse proprio nel fatto che noi vedessimo nel mondo reale esistere il bene, proprio in virtù del dono del libero arbitrio concesso a tutti da Dio.
Ora, tra me e costui che io ho bannato non perché avesse idea diversa dalla mia, ma perché spergiurava e malediva il Signore, ossia metteva davanti agli occhi di tutti qui il mondo reale come è l'inferno, in cui il malvagio cosa fa? Non è corretto come il purgatorio, no, persevera e maledice Dio, gli lancia bestemmie. Ora, perché costui lancia bestemmie contro Dio? Perché Dio avrebbe fatto un mondo imperfetto, avendo fatto esistere il male. Allora, o il creatore non è perfetto perché fa esistere solo il bene, e non dà modo che ognuno abbia la sua idea, per buona o cattiva che essa sia. Se così fosse, Dio non sarebbe perfetto. Ma la sua idea di perfezione, che non è la mia, è che il mondo sarebbe perfetto se il male è tolto di mezzo. Allora, caro amico, quando tu mi rimproveri che ho usato il mio criterio e ho escluso, ho bannato da questo canale chi usa un altro criterio, sei in errore, in modo evidentissimo, perché io l'ho escluso attuando non il mio criterio di perfezione, secondo il quale tutto deve esistere, ma il suo, secondo il quale il male non deve esistere. Nel preciso momento in cui io ho bannato il male, ho attuato il suo criterio e non il mio. Perché se avessi attuato il mio, come avevo attuato a lungo, cercando di agire in tutti i modi possibili e immaginabili per far capire a costui che non capisce, che cosa? Questo sostanzialmente, che quando esistono delle cose come una salita, questa non è solo una salita, è una salita se si va da giù a su, ma con la stessa forma che essa ha, è una discesa se si va da su a giù. Allora, se io vi mostro questo, in cui sono possibili due azioni, una di chi sale e l'altra di chi scende, noi che siamo abituati a vedere l'una cosa per l'altra, siamo nella condizione libera di poter dire che attuando tutte e due noi si vada tutti o in salita o in discesa come risultato? Perché se esistono tutte e due e agiscono tutte e due, dove si va a finire come risultato? Vedete, questo mondo può avere un sì di credito che lo afferma vero così com'è, o un no che dice che è falso, non è vero. Dunque, se delle due cose una è sì e l'altra è no, se il sì è l'azione del mondo e della vita che porta il tempo dal basso verso l'alto, perennemente, questa è l'azione del mondo, sale nel tempo. L'altra azione evidentemente discende dal tempo. Se agiscono insieme, noi alla fine dove siamo? Qui oppure qui? Il no
ha il potere di sovvertire l'altra parte. Il sì ha il potere di confermare l'altra parte. Allora, il no del sì capovolge il sì e il risultato è no. Questo mondo non è come sembra. L'altro, che è il sì del no, perché o no del sì o il sì del no, non c'è verso. Il sì conferma l'altra parte, quindi il sì del no conferma che è no. Quindi, come vedete, quando il mondo è espresso in sì e no, concatena le due cose insieme, ossia le vede come coagenti, il risultato è il no di quello che si vede. Questa è la verità secondo cui il Signore fa esistere tutte e due le cose: la parvenza di un mondo fatto nella forza della natura e della vita, che porta una candela che si accende fino a qui in cui si è consumata, o la dinamica opposta, in cui la candela consumata qui, ritornando alla condizione iniziale, riacquista in potenza tutto quello che aveva perso mettendosi in atto. Ecco, le due cose che possono esistere insieme, quando esistono insieme, come questo mondo che è no, perché il risultato è che è no questo. E dunque, se è no quello che a noi sembra sì, il risultato è che è no. Se è sì ciò che è no, il risultato è no. Il risultato è sempre no. Non è vero ciò che noi vediamo. Dunque, il momento finale della candela non è quando è spenta, è quando è qui, in questo punto iniziale in cui è ancora integra. Questa è l'azione divina. Cosa significa divina? Trascendente la realtà. Cosa significa trascendente? Che non è come si vede in realtà, ma tutto al contrario. Dunque, la verità trascendente, la verità divina, è la verità opposta a quella che si vede. Dunque, cosa è più forte? La verità terrena o quella divina? Quella divina, perché il risultato di una candela che sembra nella realtà che si consumi e si esaurisca, in verità è una candela esaurita che è rigenerata finché è come era prima, in grado di dare ancora ogni luce, ha riacquistato tutta la sua potenza di dar luce. Questa è l'azione divina. Allora, avendo fatto capire qual è il sistema del Signore di essere perfetto, fa esistere ogni male e lo fa vedere fatto, ma secondo una modalità in cui quello che è visto reale sembra vero ma è falso, perché è vero ciò che è nella dinamica opposta. Se il Signore fa così, salva capre e cavoli, salva il mondo reale che è visto andare in salita e salva se stesso, perché a questo mondo in cui noi vediamo la perfezione in atto in ogni gesto nostro delimitato, la verità è quella opposta, che non è vero quello che è delimitato, è vero quello che è in assoluto. Ora, dopo che io ho fatto tutto questo discorso con questa persona e ha cominciato a scrivere bestemmie, io ho messo, io che gli rispondevo pazientemente ogni volta, bene, con data di oggi io non ti rispondo più, e ho chiuso la mia discussione.
senza bannarlo, l'ho tenuto lì, pazientemente. E allora ha cominciato: ti prego, dammi solo questo risultato, non comportarti così. Dio dice che bisogna andare incontro a chi? Perché fai così? Perché fai così? Perché fai così? Allora, io ho seguitato a tenere fede al mio impegno, non gli ho scritto più nulla, però ho affrontato i suoi argomenti togliendo anche di mezzo il suo nome, e gli argomenti io li ho rintuzzati facendone addirittura un pubblico processo tra un Satana accusatore di Dio e un difensore di Dio. Qual è stato il risultato di questo processo? Che alla fine questo signore ha ricominciato di nuovo a scrivere maledizioni su Dio. Insomma, cosa usa questo canale? Per sfogarsi col suo dente velenoso, e io dovrei dargli modo di tenergli in piedi questo mezzo che gli fa scrivere tutte queste bestemmie contro Dio? Io che cerco il suo bene, gli tolgo di mezzo lo sfizio di scrivere qui e che possa essere udito dagli altri. Agisco secondo le sue intenzioni di perfezione, perché è lui che crede che uno è perfetto come Dio se impedisce il male. E io, che sono il Dio di questo canale, perché su questo canale esiste solo quello che io voglio, coerentemente a questo mio stato di chi decide, decido di agire non secondo il mio criterio, ma secondo il suo. Se io agissi secondo il mio criterio, come ho agito a lungo, io continuerei a dare spazio a costui. Ma visto che a ogni cosa c'è un limite, ecco, mi sono deciso a usare il suo. Il suo criterio di perfezione implica che al male non deve essere dato spazio. E poiché le sue tesi erano le tesi del male, secondo me, che sono il Dio di questo canale, io ho fatto agire il Dio di questo canale e l'ho reso perfetto secondo le intenzioni di costui e non secondo quelle di Dio. Perché vedete, Dio continua a far parlare costui, non è che l'ha ucciso Dio, Dio gli dà ancora vita, e io gli auguro che sia lunga questa vita, che gli dia anche modo di riflettere, perché se qualcuno pazientemente accetta che egli scriva e si vede da retta, perché a ogni cosa che scrive uno gli risponde, dove lo trova un altro così? Provi a scrivere, a ribattere con un altro, non so, se lo prenda uno e veda se gli è concessa tanta retta e tanta importanza che ogni cosa che gli dice trova una risposta che cerca di aiutarlo a farlo capire. Ma vedete, l'uso porta all'abuso. L'abuso è fatto quando l'uso non è fatto nelle intenzioni di capire, ma sono nelle intenzioni di dare fastidio, di disturbare, di sfogarsi contro Dio. Costui ha bisogno di sfogarsi contro Dio. Io non voglio dargli il modo sul mio canale di sfogarsi contro Dio, e lo banno per il suo bene, impedendogli di fare il male secondo le sue intenzioni e non secondo le mie. Le mie intenzioni sono state chiare, ho avuto tutta la pazienza possibile e immaginabile e gli ho risposto sempre, fino a quando mi sono accorto che era irrecuperabile in quella forma lì, e ho chiuso le trasmissioni con risposta. Ma visto che insisteva, e
Io ho sollevato il problema animato da lui e ho portato il problema in dibattito, conosciuto da tutti. Quindi gli ho dato ancora corda senza dargli corda. Ma anche a questa corda ha cominciato a rispondere, abusando allo stesso modo 1, 2, 5, 10 interventi, sempre più rivolti poi a maledire Dio. A questo punto si è castigato da se stesso, perché si è visto trattare secondo il criterio di perfezione che non è il mio, è il suo. E io gli ho ritorto contro il suo stesso criterio. Veda come si sente bene ora. E immagini un po' come si sentirebbe se Dio, e non io, lo mettesse a tacere togliendolo di mezzo, non facendo esistere questo malvagio. Come si sentirebbe questo malvagio se non esistesse? E Dio le fa esistere tutte quante, per togliere di mezzo. Quindi il fine è sommamente buono. Le azioni, quelle viste fatte, cari amici, sembrano fatte, ma sono impedite. Di conseguenza, quando nel nostro mondo reale voi vedete fatto un male, è impedito. Anche quando vedete fatto un bene, anche quello è impedito. Perché a noi, che non siamo niente e nessuno, è impedito proprio di fare alcunché. Noi possiamo fare solo quello che il disegno di Dio ha disegnato che noi facciamo. Noi siamo puri osservatori della realtà e dobbiamo ringraziare che siamo solo osservatori, che stiamo leggendo questo libro che parla di noi stessi e del nostro mondo, e non possiamo mutare una virgola di quello che è scritto in quel libro, perché solo in questo modo siamo veramente resi talmente estranei da noi stessi da avere modo di correggere noi stessi. È la stessa cosa che Dio ha fatto quando ha costruito il mondo. Se lo costruiva secondo le sue intenzioni, forse avrebbe fatto esistere, come dice questo Signore, solo il bene, ma non avrebbe fatto esistere tutto, perché l'azione di un Dio buono sostanzialmente impedisce il male. Come ha fatto il Signore a risolvere questo problema? Ha fatto come facciamo in scienza quando abbiamo bisogno di numeri a caso, di numeri random. Creiamo dei calcoli che producono numeri casuali e ci affidiamo al caso. Quando il Signore ha creato degli algoritmi in grado di dar luogo a un mondo in cui esistesse di tutto, ecco, il committente ha assunto l'architetto che con la sua architettura fatta di numeri ha dato modo di scrivere questo libro su cui è scritto tutto. In questo modo il creatore non è chi ha fatto il male. Il male sta nella struttura algoritmica che crea di tutto, e è essa che crea di tutto, il bene e il male. È l'algoritmo. Dio si è avvalso dell'algoritmo per tirarsi un po' fuori da questa cosa impossibile di creare un mondo che permettesse tutto e lo permettesse sempre come bene, sia che fosse male, sia che fosse bene. Ed è l'algoritmo, il sistema numerico, che ha creato questo sdoppiamento. Perché quando ogni cosa è uno e poi diventa due, è illusorio che sia due, perché sono due su due, resta uno. Quando noi abbiamo creato il 3 e crediamo che ci sia in mezzo il 3, il tempo è diventato un terzo, sono tre terzi, sempre uno.
Ma vedete, dissociando poi il tempo, un terzo, dallo spazio 3, ecco, sono creati i due opposti, opposti dell'unità. E con questo semplicissimo sistema, l'unità è divisa in spazio-tempo. E grazie a questo, poi, esiste lo spazio e esiste il tempo. C'è la dissociazione della realtà in opposti, che poi assumono tutte le forme: elettromagnetismo, materiale antimateriale, positivo negativo, e ogni forma che ha la nostra realtà, fino a comprenderla in modo generale nella relatività generale tra i due campi opposti del negativo e del positivo, di quello che è senza movimento perché è solo massa in sé, e quello che è la massa quando si dissolve tutto il movimento. Questo è il mondo reale generato dalla relatività generale, ma la relatività generale è indotta dal sistema numerico, e di conseguenza è grazie al sistema numerico che sono indotti i due avversari tra loro, che sono il tempo e lo spazio. E da questi due avversari qui poi escono tutti i possibili avversari che nel contesto morale diventano bene e male. Ma un calcolo, secondo voi, che ha la sua perfezione, può diventare bene o male? Sì, perché quando poi questo calcolo entriamo noi a vederlo con le nostre categorie mentali, diventa di tutto, diventa anche invasivo dell'aspetto morale. Ed è a quel punto che l'uomo ha mangiato la mela della conoscenza del bene e del male, perché l'io si è illuso di poter essere il giudice, quando è un io così piccolo e così all'oscuro di tutto quello che esiste oltre il suo valore, che se esprime un giudizio è un giudizio presuntuosissimo, perché sulla base di quel poco che sa pretende di dare un giudizio sulla totalità di quello che esiste. Ecco, la mela, l'albero della conoscenza del bene e del male, concesso a un microbo nei confronti di una natura che ha miliardi e miliardi e miliardi di microbi. Un microbo pretende di giudicare tutti gli altri microbi. Presunzione senza limite. Ecco, da questo noi dobbiamo liberarci, dalla presunzione di noi stessi. Ma tu che mi hai criticato dicendo che io, tutto sommato, sono stato presuntuoso? Eh no, io ho usato il suo criterio di perfezione e non il mio, perché il mio criterio l'ho usato a lungo, ma a un certo punto tutto questo diventava vizio, diventava occasione per questa stessa persona di mettersi a scrivere cose contro Dio. Bannandolo, io gliel'ho impedito. Ho tolto di mezzo, proprio secondo le sue intenzioni, tutto questo veleno che esiste nella lingua biforcuta di un Satana. Il solo modo di convertire un Satana è quello di opporre a lui il valore del suo stesso credo.